Eccoci qui, siamo collegati con un nostro ospite che presenteremo a breve. Parliamo di scuola d'estate. È un'iniziativa che è stata formalizzata in questi giorni attraverso una nota operativa, la 473 del Ministero dell'Istruzione del 27 aprile, una nota che ha praticamente introdotto questa. Il coinvolgimento anche di attori, se vogliamo, non prettamente scolastici all'interno della scuola per realizzare delle attività estive in modo da ottenere due obiettivi, centrare due obiettivi che sono quello della socializzazione e quello del miglioramento degli apprendimenti. Noi abbiamo riscosso molte perplessità. L'ultima deriva anche da un sondaggio che è appena terminato, che la tecnica della scuola ha prodotto, circa 4.500 partecipanti. Ebbene, quasi il 90% degli insegnanti ha dato il suo diciamo, non consenso ad essere coinvolto e quindi ha praticamente asserito che non parteciperà. E contrarietà a sorpresa è stata espressa anche da parte degli studenti e soprattutto da circa tre genitori su quattro. Ne parliamo con Eugenio Tipaldi. Buonasera, dirigente scolastico. Lei Buonasera. è un preside. Come si suol dire, di frontiera, dov'è che è la sua scuola? Dov'è collocata? Allora, abbiamo tre plessi che sono collocati ai quartieri spagnoli di Napoli, che si trovano al centro di Napoli, però presentano delle tipologie simili a quelle dei quartieri periferici per una serie di disagi che hanno. È un istituto comprensivo d'Aosta Scura, si chiama, e ospita dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Ho capito. Lei in questi giorni ha espresso il suo dissenso riguardo questa attività che ricordiamo è finanziata con ben 510 milioni di euro. C'è anche una forte presenza di fondi PON, quindi anche l'Europa sostiene questo genere di attività. E quali sono le sue perplessità, dottor Tipaldi? Allora, ci sono due motivi. Il primo è che siamo stremati noi dirigenti scolastici, docenti, le segreterie scolastiche, i collaboratori scolastici da un anno in cui si apre, si chiude, ci sono contagi, quarantene, sanificazioni da fare. E quindi diciamo ci possono anche riempire d'oro, ma penso che la maggior parte, come si è visto dal vostro sondaggio, i docenti sono contrari a fare questa cosa. Questo diciamo da una parte. Dall'altra è nel merito che io critico questo provvedimento, nel senso che mi sembra un progetto fatto a tavolino che non tiene conto della realtà. Innanzitutto la finalità che vuole raggiungere durante i mesi estivi non è raggiungibile, nel senso che se si parla di recupero, il recupero, lei mi insegna, si fa in tutto un anno, non è che recuperi un anno in pochi mesi o facendo delle attività un po' estemporanee, mi lasci dire. Diciamo che terzo motivo, appunto, per usare la metafora che hanno usato per questo progetto, è un ponte sospeso nel vuoto che non ha attacchi, quindi è destinato a essere un flop. Perché? Perché noi ci aspettiamo dal ministro, diciamo, dei provvedimenti che guardino alla ripresa della scuola nel vero senso del termine. Cioè, come mettere in sicurezza la scuola adesso che riapriamo a settembre? Quindi ci sembrano che questi 510 milioni di euro che si spendono siano sprecati in attività e poi sembra che il Covid misteriosamente d'estate sia scomparso.
Ricordiamoci che qua ci sono contagi, noi abbiamo cluster in quarantena e ogni giorno diciamo, Certo. mettiamo qualche cluster in Infatti, quarantena, non è che il scusi se Covid la sia interrompo, perché volevo chiederle una cosa. Lei ha parlato di soldi, ma mi sembra di aver letto che lei ha intenzione di restituire i soldi, questa parte, cioè attraverso ovviamente gli organi collegiali, però qual è la sua intenzione? sì, ovviamente sentirò gli organi collegiali, però diciamo gli stessi attori che dovrebbero usufruire di questi progetti, cioè parlo degli studenti che per quanto ci riguarda, quindi siamo in un quartiere a rischio, io sono in contatto con i genitori anche attraverso i Facebook, insomma, che usano molto, diciamo, quindi è un canale che ho privilegiato anche perché è quello più usato dai nostri utenti, e per loro non esiste la scuola d'estate, cioè vogliono andare in ferie. Magari c'è una fetta di minoranza di poverissimi che avrebbero bisogno, sì, di essere accompagnati da qualche associazione per andare a mare, per fare le colonie come si faceva una volta. Questa sarebbe un'opera meritoria, però non vedo qui perché devono entrarci le scuole, cioè si davano i soldi direttamente ai comuni, alle associazioni e facevano, cioè non Guardi, vedo perché investire. voglio farle delle domande perché ai nostri lettori interessano soprattutto aspetti pratici. Allora, nella sua scuola i docenti ha capito a sentore se parteciperanno o no a queste attività, se dovessero essere avviate, secondo lei? Non credo che troveremo, anche se ecco, voglio essere franco, anche se trovassimo docenti disponibili, qualche precario per esempio è disponibile, anche se trovassimo i collaboratori scolastici disponibili, che poi devono lavorare, Certo. diciamo, stanno in servizio e devono comunque lavorare dopo un anno comunque di sanificazione e quant'altro. C'è il problema che non credo che avremo adesioni da parte Il corpo insegnante, degli no, degli insegnanti, studenti. ah, anche dagli studenti. Allora è E allora paradossale, viene meno perciò tutto. dicevo, mi scusi, perciò dicevo un progetto fatto a tavolino, perché questo dovrebbe essere un progetto che mira a salvaguardare un po' gli alunni svantaggiati. Allora io le dico che il nostro quartiere, che sicuramente è svantaggiato, questo è un progetto a cui non aderiscono, perché noi a fine maggio, giusto glielo dico molto sinceramente, a fine maggio gli studenti dalle elementari alle medie, diciamo, all'infanzia, continuano fino a tutto giugno, però a fine lezione, quindi il 7 giugno, non avremo, cioè già prima, già a maggio gli alunni cominciano a ritirarsi. Noi abbiamo il problema già adesso che siamo in presenza da Pasqua, perché poi la Regione Campania sa che ci ha fatto chiudere da molto tempo, ci ha fatto stare in dati, quindi è aperto da poco. Abbiamo difficoltà a far venire alcuni alunni, quindi c'è molta dispersione scolastica, perché le famiglie hanno paura che possano contagiarsi i loro figli. Quindi figuriamoci se li mandano d'estate a Quindi no, scuola. questo è importante. Quindi lei mi sta dicendo, non è un problema di rifiuto dell'attività scolastica o parascolastica, ma è un timore di fondo proprio per la circostanza del Covid. Quindi in questo contesto andare a scuola dei ragazzi, ragazzini, può essere pericoloso. Questo non vale la pena. Ecco, probabilmente scatta questo ragionamento nelle famiglie. Sì, assolutamente. E anche perché i ragazzi, pure loro, diciamo, vivono la scuola come obbligo, e quindi a un certo punto, come dire, finito maggio per loro la scuola è finita. Certo, ci sono altre attività che si vogliono fare, eccetera, però secondo me devono essere
extrascolastiche, la scuola non può essere, cioè il fatto di fare attività dentro l'edificio scolastico è sbagliato. Se proprio si vogliono fare, ecco, si davano questi soldi direttamente alle associazioni che li portavano nei parchi, al mare, ai musei, insomma fuori, all'esterno, ma non certo a scuola, dove diciamo loro si sentono in qualche modo costretti, almeno parlo diciamo da dirigente di una scuola a rischio di frontiera, quindi per Certo, loro. ma alcune decine di migliaia di euro dovrebbero comunque arrivare agli istituti. Lei come li avrebbe spesi? Ecco, appunto, diciamo, questi soldi chiaramente se non li spendiamo restano lì, poi non so se ce li lasceranno e li possiamo poi utilizzare durante l'anno, che avrebbe più senso. Però, diciamo, poiché la coperta è corta, si tratta di individuare delle priorità. Allora, se il problema è di rientrare in sicurezza, perché il Covid non è affatto sparito e dovremo ancora conviverci per parecchio tempo, anche con le varianti che ci sono, allora io avrei fatto spendere questi soldi, per esempio, comprando dei ventilatori d'aria, dei purificatori d'aria, perché adesso, diciamo, è primavera, si possono tenere le finestre aperte, l'aerazione è molto importante, ci hanno detto gli epidemiologi, però ad inverno, certo, non possiamo tenere finestre aperte con il rischio di prendere poi la bronchite alunni e professori. Quindi la purificazione d'aria che distrugge virus e batteri è importante. In Germania lo hanno fatto. Io ho chiesto anche il prezzo di questi apparecchi. Insomma, siamo sui 400 euro circa, che il ministero, comprandole su larga scala, potrebbe risparmiare ancora. Quindi potremmo comprare, avere per ogni aula un ventilatore, questa è una cosa molto importante. Poi c'è bisogno del potenziamento dell'organico e dell'autonomia, della riduzione del numero degli alunni per avere il distanziamento. Invece noi abbiamo avuto a che fare, e questo è il punto, cioè ti do 500 miliardi e poi mi fai un organico di diritto basato ancora sui vecchi tagli. Cioè io per esempio le spiego. Ho perso quest'anno 27 alunni perché molti alunni vogliono migliorare, quindi vanno a iscriversi in altre scuole dove pensano che siano migliori, no? Essendo una scuola a rischio, eccetera. Capita anche questo perché non c'è una platea che secondo me ci dovrebbe essere nelle scuole di frontiera, per non perdere appunto poi alunni migliori che se ne vanno e creare il ghetto. Questo poi è un altro discorso. Però che cosa succede? Perdendo questi 27 alunni sono andato sotto ai 900, quindi perdo un assistente amministrativo competente, perdo dei collaboratori scolastici, mi ritrovo alla scuola media professori che non riescono a completare l'orario per 2 ore e magari me li mettono su altre scuole, quindi capirà che poi, stando su altre scuole, oltre ai Certo. problemi di orari, anche il problema proprio di identità e di impegno viene meno, no? Perché poi non sai, appartiene a una scuola o un'altra. E poi magari ci dicono, in organico di fatto ti darò, ma non è la stessa cosa, ti darò altri docenti, eccetera. Intanto fammi tenere queste 2 ore a disposizione dei titolari che ho. Poi l'assistente amministrativo che tu mi fai perdere, che è molto competente. Io in organico di fatto non lo potrò sostituire, nel senso che mi arriverà qualcuno, magari un bidello che va a fare l'assistente amministrativo e non sa fare niente. E quindi questa unità in più che mi viene a dare dopo non mi serve. Allora, Sì, perché non è hanno chiaro, è chiaro, e tenuto quindi conto di non hanno questo? tenuto conto. Tibaldi, un'ultima domanda. Lei ha lamentato anche il fatto che i dirigenti non sono stati ascoltati, però ci sono delle rappresentanze sindacali che in qualche modo sono state coinvolte in questo piano e che con le dovute riserve hanno espresso sì perplessità, ma di fondo, insomma, hanno anche dato il loro assenso. Ecco, lei intende proprio che cosa per consultare i dirigenti? Che ci fosse un collegamento diretto, a prescindere dai sindacati, con il corpo dirigente? Oppure, non so, mi spieghi meglio. Sì, vabbè, innanzitutto
diciamo, i sindacati rappresentativi dei dirigenti, io non intendo certamente i sindacati che rappresentano anche i docenti, eccetera. Quindi abbiamo, ho letto che l'ANP si è lamentata che praticamente non era previsto un compenso adeguato per i dirigenti nell'organizzare questo, ma non è questo il punto. Ci sono altre rappresentanze dei dirigenti che comunque non sono state ascoltate, tipo dirigenti scuola, per esempio, a cui appartengo, e infatti ci lamentavamo che non eravamo stati consultati. Quindi sicuramente passa attraverso le organizzazioni sindacali questa rappresentanza, però cioè, appunto, in generale vedo che al Ministero in questo momento non c'è una rappresentazione delle priorità. È come se praticamente si facessero dei progetti, però non si tiene conto della realtà della scuola. Quando vedo, per esempio, che nel Recovery Fund, questa poi è una cosa che nella lettera che ho inviato a Tecnica della Scuola, che è diventata virale, diciamo, vabbè, è apparso molto questa cosa del rifiuto dei soldi per il piano scuola. Ma la cosa più grave, secondo me, è quella che scriveva all'inizio, cioè che praticamente hanno messo in evidenza che laddove ci sono delle criticità per le competenze basse, quindi parliamo che ogni anno l'invalsi di verifiche che al mezzogiorno e nelle scuole appunto di frontiera le competenze sono basse, allora che si dà la colpa ai docenti e ai dirigenti di queste scuole, come se fosse colpa nostra, no? Questo fatto che hanno basse competenze e non rilevano il contesto sociale, economico, o non gli danno abbastanza importanza. Loro lo chiamano valore aggiunto, ma non lo calcolano in misura minima. E praticamente quindi dicono: siccome è colpa tua, devi fare la formazione. Questa, diciamo, è l'ideologia di fondo. E questo è aberrante, secondo me, perché invece l'invalsi, secondo me, ha un ruolo importante nel misurare. E laddove tu trovi che le competenze sono basse, allora è lì che devi investire come ministero, lì È devi chiaro, dare è le chiarissimo. risposte alle Lei scuole. sostiene non penalizzare, ma aiutare, sostenere, perché Esatto, altrimenti sostenere diventano con risposta. prove, certo, prove di valutazione anche dell'operato dei docenti che in condizioni avverse, territori sicuramente non avvantaggiati o territori sfavoriti, è chiaro, è evidente che gli apprendimenti si verranno meno. Ecco, è chiaro, questa è la sua logica, mi sembra, no? Sì, perché sono realtà difficili, quindi hai bisogno di più organico, hai bisogno di più risorse. Hai bisogno certamente di attivare sul territorio alleanze con associazioni, con i comuni e quant'altro. E quindi, diciamo, c'è bisogno di investire di più. Tipaldi, un'ultima domanda. Quest'estate supponiamo che si dovessero allestire due o tre classi per fare realizzare attività didattiche o di apprendimento, di socializzazione all'interno della sua scuola. Si potranno realizzare anche dentro le aule? Allora, questo mi fa aprire un altro capitolo che non avevo toccato, cioè il problema della manutenzione scolastica. In pratica, il comune, riesce solo a intervenire sulle emergenze drammatiche, ma noi abbiamo problemi di piccola manutenzione e quindi io chiederei al Ministero di darci direttamente, questi soldi per la piccola manutenzione, che poi diventa un problema di agibilità delle scuole. Per esempio, le dico questo: attualmente, nonostante che abbiamo aperto da poco, da dopo Pasqua praticamente, in questo momento stanno facendo delle verifiche ai solai, stanno spicconando i solai, quindi siamo stati costretti a chiudere qualche giorno, a far venire le classi più tardi. Poi Certo. abbiamo problemi ai bagni, ho dovuto chiamare io l'espurgo e non sempre la scuola ha i soldi per poter fare queste manutenzioni, le toglie dal funzionamento.
Ma una Quindi domanda sulla temperatura, per esempio, non, a luglio non sarà troppo alta, ad agosto, non per abbiamo stare in un'aula? Ecco. condizionatori, certo, non abbiamo condizionatori, quindi nelle aule fa caldo, gli alunni non potrebbero starci, starebbero soprattutto i nostri alunni ribelli senza mascherina, perché chiaramente col caldo non riesci a tenerla. Quindi le dico di più che oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che una porta si era staccata da un'aula e stava andando addosso all'insegnante, cioè stiamo in queste condizioni critiche. E allora, se parliamo di priorità, ecco, tornando alla questione dei 500 milioni, allora diamo priorità a queste cose. Cioè, il comune non mi interviene per la porta, però se la porta va addosso a un bambino, a un insegnante, è una mia grave responsabilità, e io devo Certo. avere dei soldi, visto che il comune interviene solo per le emergenze proprio che se sta crollando il solaio, ma non ce la fa il comune di Napoli a intervenire. Bene, Questa è bene, Tipaldi, è stato chiarissimo. Noi la ringraziamo, ringraziamo il nostro pubblico. Voleva dire un'ultima cosa? No, grazie a voi per avermi fatto intervenire, per aver detto queste cose, perché poi molti le pensano, ma non hanno il coraggio di dirle. Bene, allora ringraziamo tutti e soprattutto chi ci ha ascoltato e diamo appuntamento ai prossimi video e alle prossime interviste sui canali della tecnica della scuola.it.